tutti ragazzi, qui a Teo Cianci, Raccatta Film per voi con un'altra video recensione. Oggi parliamo di una saga, di una serie, non so come chiamarla, che in quanto a libri sta andando parecchio bene, con 40 milioni di copie vendute all'incirca. Ma la Summit Entertainment, casa di distribuzione, responsabile per aver messo in circolo nelle sale cinematografiche la Twilight Saga e i capitoli di Step Up, non contenti ci riprovano e decidono di piazzare al cinema The Divergent Series, e siamo al secondo capitolo con Insurgent. La Divergent Series è composto da 3 capitoli, il terzo film di prossima uscita, l'anno prossimo, credo, sarà diviso comunque in 2 parti, come è solito fare con le trilogie Young Adult adattate su schermo. E dopo un discutibile Divergent abbiamo un altrettanto discutibile Insurgent diretto da Robert Svensicke, lo vado a cercare su Wikipedia. Ripetete con me, Robert Svensicke. Vi basta sapere che è il regista dello sceno R.I.P.D. con Ryan Reynolds e Jeff Bridges protagonisti, con una trama che è stata riciclata in todo da Men in Black. Cosa hanno in comune il primo e il secondo film? Bene, una premessa interessantissima, un inizio col botto. Abbiamo una città totalmente inventata che ricalca New York, delimitata da muri giganteschi. Oltre a quello, o c'è una zona di guerra oppure il mondo è andato completamente distrutto. In questa metropoli si erge una torre, chiamiamola la Torre del Potere, dove ci sono gli eruditi e dove a capo di questi c'è Kate Winslet. Gli eruditi sono individui con un quoziente intellettivo sopra la media che dettano legge all'interno di questo microcosmo. E qui abbiamo dei sopravvissuti divisi in fazioni a seconda del carattere che uno ha sin dalla nascita. Ma c'è un'eccezione, quindi prendiamo per esempio una persona che è pacifista ma è dedita all'asservimento e al sacrificio, quindi un abnegante, e se non puoi essere né di una categoria né dell'altra e ti ritrovi in mezzo, viene etichettato come un o una divergente. E il compito degli eruditi è quello di debellare questa razza mista, e Shailene Woodley interpreta Triss, una divergente che assieme agli intrepidi, quelli dotati di muscoli e armi alla mano, con poi i ribelli e gli esclusi, uniranno le forze per contrastare Kate Winslet e il suo esercito di eruditi. Quindi, come avevamo accennato, il soggetto interessante è un ottimo punto di partenza per formare una trilogia discreta, ma invece, no signore, l'ennesimo buco nell'acqua. Una regia che si lascia incantare dalle scene d'azione fino a se stesse, e quando Robert Svensk cerca a tutti i costi di costruire un'impalcatura solida per appoggiarci un momento di riflessione, uno scambio di battute perlomeno accurato, ecco che avviene un imprevisto, un'altra scena d'azione che smuove tutto e tutto si sgretola. Si riparte con un montaggio frenetico, con personaggi tagliati con l'accetta, la trama ne risente e noi spettatori, mi rivolgo a chi ancora non ha letto il libro, soprattutto, gli spettatori non capiscono una ben amata ceppola di quello che sta succedendo. Una critica la possiamo muovere anche alle scene adrenaliniche in sé, che si piegano a forza di fronte al dio computer che può creare tutto e nulla risulta realistico, o perlomeno al passo coi tempi, perché la tecnologia impiegata mi sembra vecchia, di 10 anni. Anche quando si tratta di riprese standard espositive che ci schiaffano in primo piano le ambientazioni del film, ecco, la regia si concede troppo in panoramiche lunghe che inquadrano dei palazzi giocattolo, e quindi abbiamo a che fare con un impianto scenico riprodotto in gran parte digitalmente. Va bene, salviamo il salvabile. Shailene Woodley, abilissima parrucchiera come si può ben notare a inizio film, e non vi dico altro, non si sente a disagio nei panni della protagonista assoluta della vicenda. Già dai tempi di Paradiso Amaro aveva avuto modo di togliere la scena a tutto ogni volta che compariva su schermo, e stiamo anche parlando del più recente Colpa delle Stelle. Ma la serie Divergent pecca di questa completa centralità sul personaggio di Triss. Noi ci concentriamo solo su di lei, sul suo tormento psicologico, una guerra intestina che lei mette su per riacquistare un minimo di dignità e avere una precisa posizione all'interno di questo scontro fra fazioni. Ma lei è brava, indubbiamente brava, e si sente persa, coltiva da anni il dolore per la perdita dei suoi cari, che ce lo trasmette questo dolore senza prenderci per i fondelli. Se fosse per lei, la componente drammatica di questo capitolo sarebbe eccellente, senza ombra di dubbio, solo che la sceneggiatura è stata affidata nelle mani di
due persone, uno direttamente da Die Hard 5, l'ultimo, e l'altro che ha scritto e diretto Storia d'inverno, e quindi si capisce tutto. Tagliamo tutto col montaggio, forza, togliamo molte parti dal libro che in due ore dobbiamo finire tutto, dobbiamo proiettare questo Insurgente in sala, su. E proprio per colpa di questa fretta, di questo ritmo iperaccelerato per portare a termine il lavoro, che non ci viene concesso il privilegio di andare a spulciare qualcosa dal background degli altri personaggi, dei compagni di avventura di Triss. Abbiamo un cast d'eccezione composto da Naomi Watts direttamente da Birdman, il premio Oscar Octavia Spencer per The Help, Kate Winslet, Ansel Elgort che vi ricordate in Colpa delle Stelle e Miles Teller direttamente da Whiplash, totalmente oscurati, con delle espressioni fredde, distaccate, monocorde e delle movenze legnose, un modo di porsi davanti alla telecamera che non mi ha convinto assolutamente, ma forse perché il regista non è stato lì a tendere la mano, così che loro potessero esternare in modo naturale il loro innato talento. Un film questo con una non accurata scelta di ingredienti messo su pentola, fatto bollire e servito al pubblico con un piatto insipido. È un film come, e riporto la frase di una recensione che ho letto su film.it oppure 8mm, è un film di spari in testa senza neanche versare una goccia di sangue. Quindi il taglio registico è quello, bisogna rimanere a un livello di target molto basso e ci sono degli scavallamenti di campo incredibili che non devono mostrare la violenza generata da una guerra, cioè una guerra provocata per il puro piacere di essere definiti una razza pura sopra gli altri, gli eruditi una potenza indiscussa che deve essere messa in discussione da altre fazioni che recitano la parte di formiche che crogiolano ai piedi della torre, che devono uscire fuori dall'etamaio, andare in superficie a battere il formichiere Kate Winslet, il formichiere ai piani alti della società. Le premesse, ragazzi, le premesse, poteva uscire qualcosa di formidabile. No, vabbè, ok, fa niente. Passiamo ai voti. Un inizio folgorante, sto parlando dei primi 2-3 minuti, e l'interpretazione accattivante di Shailene Woodley, che dona un notevole spessore al reparto narrativo del film, ma ve lo giuro, se non fosse per lei, l'intera baracca sarebbe stata trasferita nella fiera del ridicolo e del già visto. Quindi voi della Summit, voi che producete il film, avete un culo grosso, proprio così, grosso così, vi salvate per il rotto della cuffia. Ma per il resto affidate alla regia e la sceneggiatura a mestieranti ben più capaci. Ok? Perché non ci siamo proprio. 5 belli. Qui Antonio Cianci, il raccatafilm ha finito. Avete visto Insurgent? La pensate come me? No? Siete contro la mia opinione? Vi prego, scrivete quali pregi avete riconosciuto all'interno del film, si deve creare un dibattito che a noi piace tanto. No, nel senso, siate pacifici, seguite le regole di quella fazione, mi raccomando. Mettete mi piace alla mia pagina ufficiale Antonio Cianci Raccatafilm su Facebook, il link è nell'info box. Un ringraziamento in particolare a chi si è iscritto ultimamente, a chi mi segue e che interviene nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!